Scusate, buonasera. Mamma mia, che bello sto posto! Complimenti, bravissimi. Prima c'è una ragazza che si è sentita male qua, eh? Io non so se c'era un dottore in sala, ho visto che non hanno chiesto niente, ma insomma, secondo me. Oddio, scusate, ma siccome stasera passavo qua di fronte, Roma ormai è vuota, dico vabbè, vado a vedere che stanno a fare. Dice che dite la vostra, allora magari dico io no. Madonna quanto è alto, qua, carino sto posto. Ma che è? Bello, non c'era mai. No, io volevo dire la mia, visto che si può fare, a proposito di me, di quello che penso che sia molto interessante. Allora, innanzitutto io voglio dire che io non ho niente contro l'omosessualità. Non ho niente contro, veramente, non ho niente, anche perché, voglio dire, l'omosessualità è una malattia, cioè non è che te la vuoi prendere con una malattia, no? Ti può dispiacere. Per esempio, c'è un mio amico Carlo, che io lo conosco dai tempi della scuola, e lui già al liceo c'aveva la gay, pensa. Però, porello, insomma, però noi ci vediamo, ci frequentiamo, perché comunque, insomma, non si attacca. No, io non c'è niente, guarda, io sono proprio contro, visto che voi qua protestate, voglio dire, sono contro le discriminazioni, guarda, perché ci mancherebbe a discriminare uno perché è handicappato. No, guarda, io sono contro le barriere architettoniche per i gay, sono contro. Insomma, che poi adesso, no? Tanti, che mi ha fatto una foto? Adesso io non so se c'è qualche pederasta stasera, però veramente sono contenta per voi, perché adesso con i progressi della medicina, adesso moltissimi fanno una vita, insomma, ci convivono bene con la malattia, no? Sono autonomi, ma che ne so, io certe volte li vedo che ne so, che attraversano la strada, fanno la spesa, fanno tutto da soli. Ma poi addirittura certi proprio fanno carriera, sono persone realizzate, vestite normali, che tu non diresti mai che... Ma che è davvero? Come assassini, no? Che tu non diresti mai che... Ma che è davvero? No, guarda, io non c'ho niente contro, ma perché... Io ho proprio la testa aperta, cioè, ma sono proprio fatta così di mio, cioè ci sono nata, proprio ho la testa aperta, certe volte sento il vento per quanto è aperta, ma perché io di natura so così, cioè per me il mondo è tutto rosa, per dirti come sono fatta io dentro, perché, no, ecco, forse l'unica cosa che non capisco è questo voler legalizzare la malattia, questi matrimoni che vogliono fare... No, non lo capisco, ma perché, scusa, devi legalizzare la febbre? Quello sono contro, sinceramente. Sono contro da etero, anche se io non ho niente contro l'omosessualità, però sono contro. Sono contro perché intanto a me da etero uno mi levi un diritto. E due mi levi un uomo. Scusa. No, perché vedo che pure voi qualche volta ve l'hanno sgraffignato, perché spesso sono pure belli i caruccetti palestradelli, dici, cioè, no, sono contro. No, ma io guarda, l'unica cosa che chiedo io è quella di non andare contro i miei valori, che sono... Vabbè, guarda, è veramente imbarazzante dirlo qui davanti a tutti, ma io i segreti, meno di 100 persone non parlo. La famiglia è tutto.
La famiglia in Italia è tutto la famiglia, ma vuoi scherzare? E la famiglia, adesso a me mi dispiace per gli omosessuali, però la famiglia in natura è un uomo e una donna, e stacce, è così. È così, perché è la forza della natura, sono legami della natura, eh? E non è che adesso arriva uno e dice, mo li facciamo così, li facciamo così, non li dividiamo, no, tu, no, no, è la forza della natura, è legami della natura quelli. Ci stanno un sacco di esempi, no, mica parlo perché, che ne so, un parlamentare che si sposa con una donna, che non lo lascia pure se va a mignotte, perché è la forza della natura. Oh, ma che stai a scherzare? Non vi mettete contro la forza, eh? No, ma poi la famiglia ti dà il lavoro. Ma stai scherzando? La famiglia. Ma dove andavo io senza la famiglia? Ma io stai scherzando? Guarda, se non era per mio nonno che mi faceva entrare all'ospedale dove lavora lui come infermiera, capirai? Come facevo? Non so far manco una puntura. No, no, ma guarda, se no, sinceramente, davvero non mi ritrovavo a lavare tutte queste persone che non conosco, che tanti si lamentano pure, ci credi? Si lamentano, dico scusi, ma di che si lamenta? Dice sto male. Ho capito, guardi, ringrazi il cielo, perché se non era per mio nonno, lei si stava a lavare da solo. No, ma guarda, io certe volte, cioè veramente, la famiglia ti dà la vita. Ma poi niente, come ti può volere bene un padre, uno zio, una cugina? Ma anche un marito, guarda, ma stiamo scherzando, cioè la famiglia ti dà la vita e te la toglie, è tutto. A me, guarda, io da grande... Io ho un sacco di obiettivi nella vita. Io da grande, perché adesso mi sento ancora ragazza dentro, vorrei diventare madre. O zia. O almeno, non so, a nipote di Gheddafi. Ma ti giuro, perché io ho un sacco di obiettivi. Io mo, mamma, io certe volte mi sento un'energia che dico, ammazza, mi sento come se quasi se fossi viva, che mi viene proprio te, dico, oddio, ma che mo, esco, vado, occupa pure io, faccio qualcosa, perché lo sento, dico, adesso vado e faccio qualcosa per cambiare tutto quello che nel mondo non mi piace, poi per fortuna non me va. Non me va proprio, te giuro, guarda, ci sto male questa cosa, perché mandasse un pochino così, anche così, a me non me va proprio, perché ti giuro, se mandasse anche poco, io combatterei, mamma mia, guarda quanto combatterei, ecco, già mi sono stancata qua, combatterei per... Grazie, così mi riprendo. Non so da dove cominciare, Beppe, perché i cosi, ecco, combattere per i cosi, madonna, ma tanto come si chiamano i cosi, sono famosi, stanno sempre in televisione, i diritti delle donne, ecco, io combatterei per questi cosi, ma che servono, invece ecco, sai che cosa sono contro io, contro i diritti sulle donne, quello sono contro, perché oh, dai dritta una donna, stendi. No, no, io quello sono contro, perché io sono, capirai, io sono contro la violenza sulle donne. Capirai, io che una donna non la toccherei nemmeno con un dito, specialmente se è malata. No, no, figuriamoci, no, no, no. Sono contro la violenza. Anzi, guarda, ti dirò che io, anche se, metti pure che a subire la violenza è una straniera, no? Che... Come logica, ti verrebbe di dirle, scusa, ma perché non te ne vai a subire le violenze del paese tuo, invece di venirti a rubare le nostre? Io comunque la difenderei, pensa. Vabbè, ti posso dire una cosa, io un po' se straniere le capisco, un pochino, sai perché? Perché, ovviamente... Insomma, da noi la violenza è meglio.
Vuoi mettere subito la violenza da uno dei nostri? Scusa. E poi ti rialzi e stai a Roma, eh? Vuoi mettere? No, no, vabbè, porelle, no. Io capisco tutto, tutto, tutto. Certe volte io penso. Certe volte. E mi riscopro anche così, anche che non ho niente contro i negri. Veramente, guarda, quando l'ho scoperto quasi mi mettevo a piangere, poi non mannavo, ho cambiato di... Però io l'anno scorso stavo al mare, sono entrata nell'acqua, c'era un negro, mica sono uscita. Per dire, ma perché io sono così, sono tutto rosa, cioè così, liberté, égalité, messeghè, io, guarda, io se fosse per me saremmo tutti felici, che io glielo dico, ma stai felice, dai, essi felice, non so perché la gente sta sempre, no, vabbè, io l'unica cosa... che chiedo a questa società, perché il nostro è un paese civile, così ho letto, perché io leggo, il titolo c'è scritto, paese civile, e, è quello di non andare contro i miei valori, che sono, oddio, mi sono messa in difficoltà da sola, gli antichi sapori, lo shampoo all'aloe vera, gli assorbenti griffati di Hello Kitty, l'altezza, la bellezza, la magrezza, la perfezionezza, amici di Maria, Maria, che saluto, e su tutto la famiglia. Grazie. Scusate, grazie. Ma i provini per fare le ministre, dove li fanno? Qui? Io passavo per cercare il posto e ci fanno i provini. Vabbè, arrivederci. E viva la famiglia! Che la famiglia sia con voi!